Questo bellissimo evento che si svolgerà dal 20 al 23 ottobre tra Segeste e Palermo, vede la Sicilia protagonista, ma in modo particolare Palermo. Saranno 4 giorni di sport praticato, sport discusso con grandi panel e soprattutto i Gazzetta Awards, quindi la premiazione storica della Gazzetta che per la prima volta esce fuori da Milano e sbarca in Sicilia, quindi per noi è motivo di orgoglio, tutto in grande collaborazione come avviene sempre col Comune di Palermo. Il nostro nuovo sindaco Roberto Lagalla è assolutamente contento e felice di partecipare. Il comune ha dato tante risposte, il comune ci sta dando una grande mano, non solo per gli spazi, il Foro Italico penso ad esempio, ma anche come collaborazione fattiva. Quindi ottobre, Palermo e la Sicilia, protagonisti non credo solo in Italia, ma nel mondo con un evento strategico e molto importante. È un'occasione straordinaria che ospiteremo con grande piacere ad ottobre per continuare una tradizione storica importante che ci lega allo sport. I cavalli che andavano alle Olimpiadi antiche venivano da Selinunte, i giochi di Enea erano in quel territorio e quindi davanti al tempio avere questi grandi campioni che ci ricordano di questo passato illustre sarà un'occasione bellissima. Importante iniziativa che approda per la prima volta in Sicilia, lo fa a Palermo e rende grande omaggio alla città, ma soprattutto vorrei dire ai palermitani, ai quali sarà data la possibilità di coniugare in quei giorni l'invito allo sport con la riflessione sul valore dello sport in termini di capacità aggregativa e di contributo alla salute individuale e collettiva. Palermo esporrà in quella circostanza uno dei suoi luoghi più belli e caratteristici, che è il parco a mare del Foro Italico, dove saranno realizzati impianti sportivi e messi a disposizione di chi vorrà accedere. Credo che si tratti di una bella ed importante realtà e opportunità che per la prima volta esce dai confini del nord Italia ed approda nel sud del paese e specificamente nella nostra città.